Francesca Toto, volontaria dell'Ampana di Vieste, e tra le coordinatrici della manifestazione di oggi, che ha voluto ricordare i cani barbaramente uccisi, trucidati il 24 febbraio. Allora Francesca, la risposta della città, come ti è sembrata questa manifestazione, le tue sensazioni? Allora, la risposta della città è stata superiore alle aspettative, devo essere onesta. Abbiamo chiesto di mettere dei teli per chi non poteva venire e la città era piena di queste lenzuola esposte bianche in segno di solidarietà. Anche il corteo è stato veramente numeroso, c'era tantissima gente. Questo ci fa piacere perché vuol dire che la sensibilità sta aumentando, ma ci tengo a precisare, non sensibilità verso gli animali, perché la sensibilità quando la si ha, la si ha. Questo vuol dire che c'è speranza, perché la sensibilità è maggiore verso le fasce deboli, che poi in queste fasce deboli gli animali si vanno a collocare. Speriamo bene per il futuro. Mi ha fatto anche tanto piacere la forte presenza delle istituzioni. Il sindaco ha preso una posizione forte, così come tutte le istituzioni. Questo vuol dire che abbiamo buone speranze che questa gente sia presa, perché con il chiudersi del fenomeno mediatico, che si chiuderà sicuramente con questa manifestazione, adesso inizia il nostro lavoro di backstage, prendere chi è stato. Infatti io proprio quello volevo chiederle. Certo, il cerchio si chiude veramente quando il responsabile verrà preso. Diciamo, a che punto sono le indagini, le ricerche? Io ho sentito il capitano Petrarca di Vico del Gargano che sta curando le indagini sono aperte, per cui c'è il segreto istruttorio, però stanno praticamente seguendo più di una pista, ma le piste sono limitate, ci hanno dato buone speranze.